di voi lo start, eh? Vai, siamo in registrazione. Buongiorno a tutti, buongiorno, chi vi parla è Alex Corlazzoli, forse qualcuno di voi mi conosce perché ormai è una tradizione per me essere alla presentazione del report di cittadinanza attiva. Siamo arrivati quest'anno al 19esimo, davvero un dato importante, report presentato sulla sicurezza a scuola da parte di cittadinanza attiva, un rapporto che sicuramente, chiamiamolo con la parola giusta, report è un po' giornalistico, un rapporto che è fitto di dati come sempre, un rapporto che è fitto di analisi, un rapporto che è frutto di un lavoro veramente importante e significativo che Adriana Bizzarri in primis, ma tutto davvero, io li conosco uno a uno, lo staff di cittadinanza attiva compie ogni anno per riuscire a consegnare al nostro paese un quadro, una fotografia, per riuscire a dare a noi giornalisti, ma anche alla cittadinanza intera. Anche io mi auguro che questo rapporto venga guardato dai maestri, lo dico perché oltre a fare il giornalista faccio il maestro, che possano prendere in mano questi dati e assumersi delle responsabilità. Anche perché, a me piace ricordarlo, questa è anche l'occasione, insomma, per fare memoria di tutti quei ragazzi, quei bambini che purtroppo sono morti a scuola. Sembra assurdo, no? Dirlo sembra veramente una cosa che uno non ci potrebbe pensare. E invece in questo paese è successo che ci sono stati nell'ultimo anno 35 crolli. È successo, io lo dico anche, che c'è stata una sentenza di condanna, né mi assumo la responsabilità di quello che dico, nei confronti di una maestra della scuola di Milano, perché un bambino è morto cadendo dal secondo piano di una scuola e chiaramente la mia personale vicinanza va ai genitori, ma va anche a quella maestra, perché forse qualcuno non ha pensato che quella classe doveva stare al primo piano, visto che era una classe prima. Una banale osservazione che però forse rientra in quello che è il tema davvero della sicurezza. Io voglio farlo davvero breve, ringraziando tutti quelli che sono in questo momento con noi, ovvero Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva, a cui darò la parola tra pochissimo, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ci raggiungeranno Claudio Di Berardino, che è assessore nella regione Lazio e coordinatore anche della commissione istruzione nella conferenza delle regioni, e poi ancora ci raggiungeranno Alessandro Fusacchia, parlamentare della settima commissione istruzione. Con noi c'è già Antonello Giannelli, che salutiamo e che ringraziamo perché è sempre tra l'altro disponibile con cittadinanza attiva e non solo, e un saluto a Titti Postiglione, vice capo dipartimento della protezione civile. Cosa mi è piaciuto di questo rapporto? Uno, il fatto che cittadinanza attiva ha puntato gli occhi sui nidi, non lo fa nessuno. Da scuola dell'infanzia e nidi sono la cenerentola, non se ne parla mai, non c'è occasione in cui in un collegio docenti si puntano gli occhi sulla scuola dell'infanzia. Dei nidi si parla troppo poco sui giornali, e invece cittadinanza attiva ha fatto veramente un focus importante sui nidi e mettendo in rilievo un dato che io voglio subito riportarvi, è il dato che mi colpisce di più come maestro, cioè solo l'1% dei bambini disabili frequenta i nidi. Vorrei che su questo ci ragionassimo un po' oggi insieme. E poi la seconda cosa che sicuramente mi ha colpito di questo rapporto, una tema di cui si parla veramente tanto, le classi pollai. Conoscete già il tema, sapete tutto di questa questione, ma cittadinanza attiva giustamente sottolineo, nel suo rapporto detto non basta dire il numero, noi dobbiamo proporre una soluzione, e la soluzione è davanti agli occhi di tutti, cioè è la modifica del DPR 81 del 2009, fatto in epoca Gelmini, che stabilisce il numero di coloro che devono frequentare le classi. Bene, o si modifica quello, e finora non è stato fatto da nessun governo, oppure parliamo per nulla.
E infine, sicuramente un tema che sento anche da maestro molto importante, con questo chiudo, è quello delle prove di evacuazione. Lo dico in prima persona, sono 2 anni che non faccio una prova di evacuazione. 2 anni. E all'inizio di quest'anno nessuno mi ha prospettato l'idea di fare una prova di evacuazione. Cosa è successo? Non ci sono più terremoti e non ci sono più inondazioni grazie al Covid? Non credo. E su questo proprio il rapporto di cittadinanza attiva ci suona e fa bene a farlo il campanello d'allarme. 3 punti che io sono voluto segnare per davvero iniziare questa giornata, questa presentazione che sicuramente sarà ricca per coloro che ci seguono e soprattutto fornirà strumenti pratici per continuare questo dibattito anche oltre la presentazione. Do la parola ad Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva, che sicuramente farà gli onori di casa meglio di me. Prego Annalisa. Grazie Alex, buongiorno a tutti. Hai già fatto benissimo gli onori di casa, tra l'altro introducendo alcuni dei temi che saranno centrali nel confronto che oggi si svolgerà e che poi riprenderà Adriana Bizzarri nell'analisi dei nostri dati e delle nostre proposte. E giustamente Alex, tu che sei un fedelissimo di questo appuntamento, sottolineavi che questa è la 19ª edizione del rapporto Imparare Sicuri. E il rapporto Imparare Sicuri è il momento in cui noi durante l'anno raccogliamo tradizionalmente quei dati che offriamo all'attenzione del dibattito e del decisore pubblico, anche avanzando contemporaneamente delle proposte. Nel nostro stile queste proposte anno dopo anno sono servite per alzare un po' di più l'asticella del diritto all'istruzione, ma anche l'asticella della cura dei beni comuni, perché le scuole sono dei beni comuni, lo abbiamo affermato, diciamo, fin da quando è cominciato il nostro impegno, proprio a causa di quegli eventi estremamente dolorosi a cui tu facevi riferimento all'inizio. Quindi asticella dei diritti e cura dei beni comuni. Nel tempo abbiamo chiesto delle cose che sembravano irrealizzabili, no? Oppure siamo stati tacciati di chiedere delle cose che erano troppo semplici, eppure sembravano non essere alla portata delle scuole, no? E banalmente le misure igieniche basilari per garantire che la convivenza a scuola fosse una convivenza sicura. La pandemia su questo ovviamente ci ha dato non soltanto dei segnali, diciamo, ma ci ha insegnato a fare i conti con una modalità di gestire la presenza e anche la distanza a scuola differente, in cui alcune delle cose che auspicavamo sono diventate realtà. E oggi infatti introduciamo anche nei nostri dati, a parte quegli elementi che tu già citavi, quindi l'estrema attenzione su questi 2 temi, delle classi pollaio e degli asili nido. Tu parlavi prima delle prove di evacuazione, negli asili nido le prove di evacuazione non si fanno. A parte questi 2 dati, due questioni che noi affronteremo con particolare interesse, sicuramente grazie a un contributo nuovo, innovativo, che è quello di Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, con cui speriamo intraprendere oggi una collaborazione che va avanti nel tempo sul tema dei provvedimenti sanitari nelle scuole. Quindi un focus che ovviamente è particolarmente legato all'attualità, ma che ha a che fare con tanta di quell'attenzione alla sicurezza, all'igiene, all'ambiente della scuola come ambiente di qualità di vita che noi negli anni abbiamo sviluppato e provato a tenere sempre sotto osservazione. Ci sono altri 2 punti che vorrei citare all'inizio di questo evento, perché servono ancora una volta a fare quell'operazione che dicevo, cioè di provare a guardare avanti, a liberare la scuola da certi ostacoli e da certi fardelli che ancora ha con sé e che le impediscono di assolvere pienamente alla sua funzione. Uno è il fatto
che le scuole ancora vengono utilizzate come sedi di seggi elettorali. Questa è una campagna, una battaglia che noi abbiamo intrapreso da qualche tempo, sulla quale abbiamo già avuto i primi risultati positivi, diciamo grazie ovviamente a una mobilitazione di tanti soggetti e non solo nostra, con cui condividiamo questo interesse, diciamo. Sono stati stanziati già in questa circostanza per queste amministrative 2 milioni di euro per sostenere 117 comuni che avevano deciso di non utilizzare le scuole come sede di seggio elettorale, ma noi su questo, come a suo tempo abbiamo fatto con cartigenica e sapone, proveremo a rendere costante, diciamo, il nostro impegno per far sì che mai più le scuole siano utilizzate come spazi residuali, diciamo. Siamo ovviamente consapevoli che questo implica dei cambiamenti e anche degli investimenti, e ci rivolgiamo all'ANCI perché diventi nostro compagno in questa battaglia, ma di una cosa siamo sicuri, che come la pandemia ha dimostrato, alcune cose che si pensavano impossibili sono in realtà possibili. Basta entrare probabilmente in un'altra ottica, coltivare un pensiero un po' laterale rispetto a quello a cui un po' l'inerzia delle cose ci abitua. Quindi le scuole sono un servizio pubblico che non può essere interrotto per motivazioni ovviamente molto importanti e legittime, ma che rischiano di ledere il diritto all'istruzione. Un ultimo passaggio volevo fare, che è sempre legato all'attualità, anche al dibattito di questi giorni, quindi tema dei provvedimenti sanitari, mai più seggi elettorali nelle scuole, la nostra attenzione ai contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alcune anticipazioni già le vedrete nei dati e nelle proposte che Adriana farà tra qualche momento, ma per noi un'azione di trasparenza e partecipazione dei cittadini rispetto alle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che nel caso specifico delle scuole riguardano asili nido, appunto, dispersione scolastica e povertà educativa, e il tema dell'edilizia scolastica, è un tema sul quale ci impegneremo moltissimo come organizzazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché come sappiamo le misure del piano vanno molto avanti nel tempo, soprattutto per fare in modo che queste risorse che il piano stanzia, che sono cospicue, siano però considerate nella loro anche vera entità, cioè delle risorse ancora purtroppo limitate rispetto al fabbisogno che anni di disinvestimento sulla scuola rendono necessario. Per cui questo tema dell'attenzione e della partecipazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per fare in modo che diventi uno strumento di equità e di eguaglianza, sarà nostro oggetto d'attenzione specifico. Ma su questo lascio la parola ad Adriana, perché ha tanti dati e tante proposte da condividere con noi, e ringrazio ancora te, diciamo, per la fedeltà nel corso di questi anni. Grazie Annalisa, grazie davvero a te di aver posto l'accento anche sul tema, appunto, dei seggi elettorali. Sembra davvero scontato, ma non lo è, perché veramente è stato un traguardo raggiunto. Io so da quanto anche Cittadinanza Attiva sta lavorando per raggiungere questo obiettivo. Adriana Bizzarri è veramente la colonna portante di questo rapporto, è colei che ci dedica anima e corpo, e quando dico anima e corpo non è solo un modo di dire, ma veramente è una fatica immane che fa, sicuramente insieme a tutti i suoi collaboratori, e però a lei dobbiamo veramente un grande ringraziamento. Adriana, io voglio darti la parola, provocarti, però sai che sono un provocatore nel senso buono della parola, io lo dico sempre nel senso latino, vocare pro, che è questa: in un mio articolo di qualche tempo fa che fece un po' discutere, dissi finalmente abbiamo raggiunto queste cose grazie al Covid, insomma era una provocazione dicendo benedetto Covid. Mi veniva in mente mentre parlava
Analisa che ora abbiamo la carta igienica, abbiamo il sapone, abbiamo, quindi nel vostro rapporto non ho più visto, insomma, no? Segnalazioni rispetto a questo, che finalmente ce l'abbiamo. Anche rispetto ad altre cose dobbiamo ringraziare il Covid per aver raggiunto qualche traguardo in più, e invece cosa il Covid ci mette ancora in difficoltà? Prego, Adriana. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui ovviamente, e sicuramente Alex cercherò di rispondere con i dati, perché effettivamente alcune cose vanno nella linea e nella direzione che indichi tu rispetto anche a ciò che il Covid ha provocato. Provo a condividere le slide, così seguite meglio. Allora. Ecco, le vedete? Perfetto. Si vedono, si vedono. Ok, bene. Allora, andiamo subito nel cuore dei dati. Ecco, intanto le fonti, proprio perché noi vogliamo fornire ogni anno un quadro di insieme, quindi poi attenzionare ovviamente, focalizzarci maggiormente su un aspetto che è quello in quest'anno dei nidi, però non dimenticando tutti gli altri. Ecco, abbiamo attinto all'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica per ciò che attiene le certificazioni, gli adempimenti della legge 81, quella della sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche all'Open Data del Ministero dell'Istruzione. Abbiamo riconteggiato le classi con più di 25, poi spiegheremo il perché della scelta di questo numero. E anche abbiamo utilizzato l'accesso civico per interpellare 1257 comuni chiedendo loro molti dati, e quindi ringrazio fin da ora chi ha partecipato e ha accolto questa nostra richiesta, che peraltro è dovuta con l'accesso civico, sulla sicurezza strutturale interna dei nidi e sulla riorganizzazione interna e esterna necessaria per gli adempimenti Covid. E infine la rassegna stampa sugli episodi di crolli di soffitti, solai e non solo, come vedremo. Ecco, cominciamo dall'anagrafe. La legge 96 e il video che il ministro ha postato per illustrare la nuova anagrafe dice proprio: l'anagrafe dell'edilizia scolastica è il principale strumento di supporto alla programmazione degli interventi. Ecco, queste parole sono pesantissime. Ecco perché noi in modo, come dire, con testardaggine ogni anno, ormai da più di 10 anni, ci occupiamo di anagrafe, perché senza dati certi è impossibile progettare, è impossibile individuare le priorità, è impossibile investire in modo adeguato. Quindi è vero che c'è in questo sistema nuovo Ares di anagrafi regionali e SNAES, di questo snodo presso il Ministero dell'Istruzione. Chiederemo all'assessore Di Berardino ovviamente di spiegarci meglio, però stenta a decollare. Quindi i dati attuali sono del 2019. Capite che con gli investimenti che vediamo sulla destra, che non elencherò, relativi al PNRR, ma con tutti gli altri fondi che sono a disposizione, sono tanti in questo periodo, il piano triennale, i fondi per la ripartenza, gli altri fondi europei, PON, POR, insomma è una bella, davvero un bel tesoretto. Ecco, il rischio è che non si possa davvero utilizzare al meglio, proprio per l'assenza di questi dati. E ancora, gli asili nido sono i grandi assenti nell'anagrafe. C'è la possibilità di inserire i dati, ma ciò è facoltativo, quindi capite bene che i comuni tendono a non farlo. E ancora, la tracciabilità degli interventi è fondamentale, insomma le parole chiave le citava Annalisa: trasparenza, monitoraggio e partecipazione, cioè conoscere a che punto si è con i vari interventi. Faccio solo un esempio: gli spazi aggiuntivi su cui è stato anche portato e individuato una fonte anche di economica non indifferente. Ecco, quali sono, quanti, dove, no? Tanto per fare un esempio, diciamo anche piccolo, se vogliamo, rispetto all'altra mole di fondi a disposizione. E così appunto i progetti adeguati e lungimiranti. Faccio un piccolo inciso: il PNRR, per quanto riguarda l'edilizia,
e i servizi educativi della prima infanzia non sembra avere una visione d'insieme chiara, ma molto frammentata, molto spezzettata. E poi i processi partecipativi sono stati, come sappiamo, totalmente assenti prima appunto in fase di stesura del PNRR e il timore che lo siano ancora adesso nella fase di implementazione. Ecco, quindi ovviamente noi terremo alta l'attenzione su questo, ma è chiaro che il lavoro è molto complicato. Ecco, le classi sovraffollate. Chiaramente speriamo che l'onorevole Fusacchia si faccia interprete e quindi quando arriverà lo anche solleciteremo in questa direzione, insomma tutto il Parlamento ovviamente, lui in rappresentanza della Commissione Istruzione. Ecco, come vedete abbiamo, qui ho riportato solo alcuni dati, sono 16.909 le classi over 25 e quasi 500.000 gli studenti che frequentano queste classi. E guardate, il 9.213 sono classi delle secondarie di secondo grado, quindi è chiaro che è lì la priorità, è lì l'intervento più urgente intanto da mettere in campo. Nelle secondarie di secondo grado cito solo la Lombardia con 1889 classi over 25, l'Emilia 1131, la Campania 1028 e poi insomma a scalare. Ecco, perché dobbiamo dire basta alle classi sovraffollate? Per 5 ordini di motivi. Il primo è la sicurezza. La normativa antincendio è del 1992 e prevede, è ancora in essere ovviamente, e prevede appunto che le aule abbiano una certa, a partire dal fatto che le aule abbiano una certa dimensione, e così è per almeno il 70% delle scuole italiane, 25 è il numero massimo, non è il numero ideale come sappiamo, ma è il numero massimo per consentire un'evacuazione sicura in caso di emergenza. E quindi anche rispetto all'incendio, ma non solo, ai vari rischi. Ancora la salute, il DM del 75, anche questo, quello che si occupa proprio delle norme per costruire gli edifici scolastici, prevede l'altezza di 3 metri per le aule, ma la cosa più interessante, prevede 1,80 m e 1,96 m per ogni studente, il cosiddetto spazio vivibile, per potersi muovere, e da rispettare all'interno di ciascuna aula. Pensate, se avessimo avuto il rispetto di queste normative, in particolare questa seconda, avremmo completamente risolto e bypassato il problema del distanziamento, perché altro che metro, ce n'era molto di più fra uno studente e l'altro. Però appunto, come sappiamo, non è stato così. Il benessere nell'aula in particolare, ma anche negli altri spazi, chi è entrato alla quarta ora, alla quinta ora in una classe secondaria in particolare d'inverno può avere un'idea di quello che non è il benessere all'interno di un'aula scolastica. L'apprendimento, la socialità, l'inclusione non è secondario, guardate, perché quando sei in classe con 30, 32, 38 ragazzi, ovviamente le condizioni per apprendere sono pessime, ma anche le relazioni sia fra studenti che con i docenti lo sono altrettanto, e men che meno può essere garantita un supporto se non una personalizzazione dell'insegnamento che è di là da venire, ma almeno un supporto, un'attenzione maggiore agli studenti con criticità. E poi le incongruenze normative. Noi abbiamo proprio usato il termine paradosso normativo, cioè le norme che dicevo prima confliggono col DPR che ci dava anche Alex, 81 del 2009, quello che recepì appunto la legge Tremonti-Gelmini, che ha previsto un innalzamento enorme, elevato del numero di alunni per aula e quindi ha provocato dal 2009 a cascata fino ad oggi questo grossissimo problema. Ecco, sulla sicurezza, la manutenzione, noi ecco, ogni anno censiamo ormai dal 2013 gli episodi di crolli, di controsoffitti, solai, tetti, ma anche di finestre, alberi.
Ecco, le abbiamo chiamate tragedie sfiorate. Se le andate a vedere sul rapporto, vedete che davvero in alcuni casi i crolli sono stati molto rilevanti e quindi veramente pura fortuna che non sia accaduto nulla. Ecco, fanno sempre meno notizia. Su questo con Giannelli della NP siamo molto in consonanza e ci battiamo sempre perché appunto si proseguano le indagini diagnostiche, cioè qui il fatto di indagare preventivamente consente di individuare per tempo, prima che il crollo avvenga, no? Appunto come stiano i nostri soffitti, diciamo i soffitti delle scuole, insieme alle verifiche di vulnerabilità che ovviamente riguardano un altro ordine di problemi, ma che vanno sempre nell'ottica di andare a vedere per prevenire, anziché dover intervenire dopo. E chiaramente ecco, una buona notizia il fatto che si stiano proseguendo entrambe con fondi ad hoc e che quindi si prosegua in questa direzione, non si smetta. La causa, come sappiamo, dei crolli in molti casi è semplicemente dovuta alla manutenzione ordinaria, in molti casi, non in tutti ovviamente, ma anche per il fatto che le scuole siano vecchie, abbiano un'età media di 53 anni, le scuole italiane, quindi capiamo bene che e che poi 2/3 di esse insistano in zona di elevata sismicità. Anche questo rende il tutto più complicato, nidi compresi ovviamente. Ecco, e chiaramente a volte, questo lo diciamo sempre, non è l'oggetto di questo rapporto, va valutato sempre quanto convenga, in quali casi adeguare, migliorare o mettere in sicurezza gli edifici piuttosto che costruirne ex novo. Spesso è più conveniente ricostruire totalmente. Ecco, l'indagine civica sugli asili nido in numeri, 1257 i comuni, perché? Perché abbiamo scelto quelli dai 10.000 abitanti in su. 40% le risposte, ecco, diciamo che è una buona percentuale, ma come capite è lontana dall'ottimale e corrisponde a circa 498 comuni. Noi l'elenco l'abbiamo messo nel rapporto proprio per ringraziare comunque chi ce li ha forniti e fanno così danno il quadro di quale sia la situazione su 1305 nidi pubblici, che sono il 12% del totale, però comprensivi di pubblici e privati, del totale nazionale. Quindi è un dato anche statisticamente interessante. Appunto, dicevo, abbiamo posto 45 questioni e le risposte le abbiamo ottenute utilizzando l'istanza di accesso civico. Ecco, quasi 50.000 i bambini e le bambine che fanno parte di questi 1305 nidi, 16% del totale, come diceva Alex, solo l'1% con disabilità e in questo la situazione dei nidi si discosta molto da quello che è invece la presenza di bambini e ragazzi con disabilità negli altri ordini di scuola, quindi anche su questo occorre interrogarsi, mentre il 12% di bambini e bambine con cittadinanza non italiana è una, tutto sommato una buona percentuale che rispecchia anche quella negli altri ordini di scuola. Abbiamo poi indagato gli aspetti ovviamente legati sia alla sicurezza strutturale che alla sicurezza interna agli asili nido. Come vedete ho cerchiato in rosso i valori relativi alle certificazioni più importanti e siamo sempre intorno al 50%, ma come vedete comunque la situazione è leggermente migliore rispetto ai dati che ho posto sotto che riguardano invece le scuole di ogni ordine grado, come vedete, quindi un raffronto veloce. E è chiaro che buona parte dei nidi è stata costruita prima, dopo il 76 rispetto invece agli edifici scolastici, questo sicuramente è un vantaggio, come anche un vantaggio il fatto che siano a piano terra, questo soprattutto per quanto riguarda tutte gli adempimenti legati alla sicurezza interna. Infatti rispetto a questa sia il documento di valutazione dei rischi che gli altri dati, come vedete, sono diciamo certamente migliori rispetto a quelli delle certificazioni, però ancora migliorabili. Allora, le prove mi soffermo solo sul piano di emergenza e sulle prove di evacuazione. Tenete presente che i nidi hanno ovviamente dato l'indicazione rispetto ai piani di emergenza già modificati con il Covid, con il provvedimento Covid, perché l'indagine
è stata fatta nel 2021, quindi hanno dato il quadro ad oggi. E così anche per le prove di evacuazione, durante anche appunto questa fase di ripresa, hanno comunque nel 50% dei casi e 52% effettuato prove di evacuazione nei nidi. Ecco, sappiamo, non ci sono ovviamente dati analitici rispetto a ciò che è successo rispetto al piano di emergenza, le prove di evacuazione negli altri ordini di scuola, ma le segnalazioni a noi pervenute, peraltro la testimonianza di Alex anche va in questa direzione, ci dicono che né hanno adeguato i piani di emergenza e né hanno effettuato prove di evacuazione rispetto al rischio sismico e alluvione, e quindi questo, diciamo, la prevenzione, possiamo dire, è totalmente pericolosamente rimossa. Quindi questo è chiaro che è un invito anche al Dipartimento con cui, della Protezione Civile, con cui collaboriamo tanto sulla prevenzione e la cultura della sicurezza, a impegnarci da subito ancora di più su questo fronte. Ancora, il 75% dei nidi ha garantito un pieno funzionamento, salvo il 38% la Campania e il 45% la Puglia, quindi ovviamente rispecchia anche il dato nazionale della non apertura o la scarsa apertura delle scuole. Hanno garantito anche gli stessi orari. Ho evidenziato Messina, che ci ha colpito molto perché è riuscita addirittura a garantire l'apertura fino alle 21, veramente un'eccellenza, perché c'era una domanda in questo senso da parte delle famiglie. Hanno utilizzato dei fondi pubblici appunto messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione. Anche il servizio mensa, che a noi sta molto a cuore, è rimasto immutato, come vedete, in una percentuale notevole, al contrario di ciò che è accaduto nelle scuole. Lunchbox e menù semplificati, che tanto hanno dato da pensare ai genitori per quanto riguarda la primaria e l'infanzia, invece in questo caso sono stati utilizzati solo per il 3%, e quindi è stato garantito il massimo della qualità ordinaria del pasto. Stoviglio usa e getta all'8%. È stato riorganizzato fortemente lo spazio interno e esterno, come vedete dalle percentuali, adesso non mi soffermo, che hanno riguardato insomma un po' tutti gli spazi dei nidi. Ecco, veniamo alle proposte, su cui vado veloce. Intanto stop alle classi sovraffollate, ma chiediamo delle cose specifiche al Ministero dell'Istruzione, intanto di conoscere il numero aggiornato di classi con più di 25, di intervenire al più presto sui casi più gravi, ne conosciamo già diversi, vedremo anche dei video, delle testimonianze a breve di alcune situazioni di questo tipo, e poi appunto di lavorare, e qui anche l'onorevole Fusacchia e gli altri parlamentari speriamo che ci aiutino a appunto abrogare o modificare il DPR 81 del 2009. E poi un'altra proposta: stabilire il limite di 25 nella formazione delle nuove prime classi già da gennaio, a partire dalle secondarie di secondo grado. Quindi intanto cominciamo a intervenire per cominciare a limitare i danni, quantomeno rivedere la normativa, l'ho già detto, ma aggiungo anche, c'è una proposta di legge quadro depositata da Save the Children e Cittadinanza Attiva da 2 anni, che definisce responsabilità chiare dei dirigenti e degli enti proprietari, il ruolo della partecipazione, della ricostruzione delle scuole, la tutela delle vittime della scuola e così via. Quindi aspetti davvero non normati. La nuova anagrafe, l'abbiamo detto, con i nidi, e poi tornare, e questo lo chiediamo in particolare ai dirigenti, agli RSPP delle scuole e dei nidi, tornare proprio alla prevenzione rispetto ai rischi naturali e non solo. Dei provvedimenti sanitari si è già detto, come anche dei seggi. Chiudo con alcune frasi del nostro presidente Pizzo Calabro, che sono davvero illuminanti. La scuola è l'investimento più intelligente e proficuo. Con le scuole riaperte si riallacciano i fili che si erano interrotti o che erano diventati più esili. Proprio serve una prospettiva strategica con il PNRR per avere una scuola più moderna, per rendere più sicuri e funzionali gli edifici scolastici, per realizzarne di nuovi. Servono impegni concreti, progetti adeguati, assunzioni di responsabilità. Grazie. Grazie ad Adriana Bizzarri, che è riuscita a rispondere alla mia domanda e anche a fornirci
un quadro molto dettagliato, molto preciso del rapporto di cittadinanza attiva. Ma la cittadinanza attiva ha voluto fare un passo in più oggi, ha voluto dimostrarci e a tutti coloro che sono in ascolto oggi che non sono solo parole, noi ci crediamo, cittadinanza attiva, io per primo figuriamoci, ma ha chiesto a due dirigenti scolastici di mandarci un video in cui ci raccontano direttamente dalla frontiera la situazione loro rispetto al tema delle classi pollaio. E allora adesso, prima di dare la parola al presidente della Fondazione Gimbe, vedremo un primo supporto, ne seguirà un altro dopo il presidente. Il primo video che visioniamo ci arriva da Palermo, ci arriva da un bellissimo liceo in memoria di una persona che sta cara a molti di noi, il liceo Danilo Dolci. Il preside Matteo Croce è la persona che vedremo nel video, che ci illustrerà e spiegherà quanto accade nella sua scuola. Se la regia è pronta, possiamo andare. Sì, l'anno scolastico è iniziato da quattro giorni, questo è il quarto giorno di lezione. Devo dire, la risposta alla domanda è sì, con grande passione, grande dedizione, ma al contempo si fa i conti anche con alcune difficoltà che sono presenti nella nostra istituzione. Io in questo momento vi parlo da Brancaccio, un quartiere di Palermo conosciuto, ahimè, nel passato, perché è venuto alla ribalta perché qui è stato ucciso Don Pino Puglisi, il beato Don Pino Puglisi. Proprio di fronte a noi, accanto a noi, al nostro istituto, sorgerà questa chiesa in ricordo di questo uomo che ha dedicato la vita al quartiere e ai nostri ragazzi contro le delinquenze. In particolare mi soffermo sul fatto che la scuola da dove io vi parlo anch'essa è un bene confiscato alla mafia, circa 30 anni fa. Sicuramente è qualcosa di molto importante, la restituzione di un bene comune che ritorna di proprietà della gente, dei nostri ragazzi, della comunità che ha voglia di ovviamente di rifarsi una vita lontano da queste tentazioni della mafia, dai lunghi tentacoli. Però è pur vero che questa scuola e questo edificio non è all'altezza della situazione, sono delle case ovviamente che sono state adeguate. Questo nel tempo ha fatto pagare uno scotto molto alto. Mi riferisco al fatto che circa 5 anni fa, 4 anni e mezzo fa, circa 15 aule dei bassi di questo edificio che venivano utilizzate come classi, preciso che veramente già l'utilizzo come classi era al limite della sopportabilità per quello che è la nostra Costituzione, le nostre regolamentazioni, perché effettivamente venivano adibite come aule. Bene, in quel tempo, 5 anni fa, invece un'ispezione ha fatto sì che non fossero più tali. Allora da quel momento è iniziato una situazione veramente difficile, perché queste aule non sono state mai sostituite da altre aule in altri edifici o quant'altro, e tutto questo ha fatto sì che nel tempo questo ovviamente andare avanti ha creato delle difficoltà che oggi veramente sono insuperabili. Basti dire che a me mancano circa 7-8 aule. Mi diceva nell'intervista cosa sta facendo insieme agli operatori della scuola. Vi dico, sto spacchettando l'aula magna, sto facendo due aule, sto recuperando alcuni laboratori che sono in disuso attraverso le buone pratiche dei nostri lavoratori, quindi devo dire grandi difficoltà. Però lasciatemi dire, concludendo in maniera ottimista, ma non un ottimismo bacchettone come mi piace dire, ma un ottimismo serio che nasce dalla voglia e dalla passione dei nostri ragazzi con cui giornalmente affrontano la scuola. Noi abbiamo una popolazione scolastica stupenda, 1300 alunni veramente che sono l'orgoglio della nostra scuola. Noi siamo il liceo Danilo Dolci di Palermo, un liceo di scienze umane e linguistico con dei corsi di eccellenza come l'ESABAC, e devo dire abbiamo una squadra di docenti
veramente eccellente, del personale che lavora in maniera veramente stoica, indefessa per la comunità. Devo dire che queste sono le risposte importanti, anche alla luce delle parole dette dal nostro Presidente della Repubblica in ogni dove, ribadite anche in questo inizio d'anno scolastico. La scuola è qualcosa di fondamentale nella vita. Vorrei chiudere dicendo una massima che mi piace ricordare: il tempo viene scandito dalle ore, la vita invece viene scandita dalle emozioni, e la scuola, così come nella vita, vuole diventare un'emozione positiva perché i nostri ragazzi possano prepararsi al futuro e diventare i protagonisti di domani. Grazie. Alex, il microfono. Eccoci qua. Credevo di averlo attivato e invece non era partito. Dicevo che ringraziavo Matteo Croce, in modo particolare se è in ascolto, preside che conosco personalmente da giornalista e che conosco il suo impegno quotidiano per quel quartiere di Brancaccio, che è sicuramente un simbolo della lotta alla criminalità organizzata in quel di Palermo. Lotta alla criminalità organizzata che, come ci ricordava Nino Caponnetto, parte sicuramente dalla scuola. Ora darei la parola invece al presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che mi risulta forse avere addirittura dei dati di un'anteprima di un report che Gimbe presenterà proprio sulla sicurezza del Covid-19 nella scuola. Non so se effettivamente ci sono questi dati pronti, ma in ogni caso passo la parola al Presidente, che quest'anno credo sia stato particolarmente impegnato dal punto di vista della raccolta dati, ma anche dal punto di vista dell'esposizione mediatica, direi. Prego, Presidente. Grazie Alex, buongiorno a tutti, un caro saluto ad Annalisa, ad Adriana e soprattutto grazie a Cittadinanza Attiva per questo invito che spero sia, diciamo, l'inizio di una collaborazione sui temi che riguardano la sanità. Ho il piacere, come concordato anche con carissimo amico Antonio Gaudioso, di presentarvi in anteprima quello che è un report Gimbe sulla sicurezza Covid nelle scuole, che, come vedete, abbiamo sottotitolato dalle evidenze scientifiche al real world, provando a sottolineare quelli che oggi sono i gap tra quello che si dovrebbe fare sulla base delle migliori evidenze scientifiche per gestire il controllo delle infezioni Covid a scuola e quello che in realtà viene effettuato. Fatte le disclosure d'obbligo, io sostanzialmente parto da quello che è un po' l'analisi dei documenti che abbiamo analizzato, il piano scuola 2021-2022, ovviamente sono tutte cose che gli addetti ai lavori conoscono, il decreto legge 6 agosto sulle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e sociali in materia di trasporti e altro, il protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza e poi le indicazioni strategiche dell'Istituto Superiore di Sanità, INEL, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza delle Regioni per il controllo dell'infezione SARS-CoV-2. Quindi sapere esattamente che cosa il Paese ha messo a disposizione per il controllo delle infezioni sulla scuola. E partirei da un dato oggettivo. Questo è l'ultimo report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità per cominciare a smitizzare l'idea che il problema dei contagi e soprattutto delle ospedalizzazioni nella fascia 0-19, che include ovviamente tutta quella che sono le possibilità scolastiche, è un problema, diciamo, di scarso impatto sanitario, perché come vedete nelle quattro settimane, diciamo le ultime quattro settimane riportate, parliamo di 190 ragazzi, bambini ospedalizzati e 297 nella settimana precedente, 2-4 ricoveri in terapia intensiva. Quindi al di là del contagio, noi oggi sappiamo che la variante Delta sta determinando un impatto anche di salute rilevante e sta purtroppo facendo sì che questi bambini, questi ragazzi vadano anche in ospedale, vedete, con numeri che non sono proprio così piccoli. Tutto questo ha fatto in qualche maniera, viene fuori anche da un progressivo spostamento, guardate nelle ultime settimane come
la metà dei contagi nella fascia 0-19 si è spostata nelle fasce più piccole, praticamente fino agli 11 anni, mentre da 12 a 19 anni sostanzialmente stanno scendendo. E come le ospedalizzazioni riguardano in particolare, guardate questo picco del nero, che riguarda sostanzialmente i bambini da al di sotto dei 3 anni, che di fatto rappresenta una delle criticità sanitarie su cui oggi si sta discutendo anche a livello internazionale, quanto sarà necessario nel prossimo inverno potenziare le terapie subintensive in ambito pediatrico e neonatale, ma questa è un'altra faccenda. Ecco, parto da alcune considerazioni generali, da quelle che oggi sono delle ragionevoli certezze che la ricerca scientifica ha acquisito nel corso di questo anno e mezzo. Oggi noi sappiamo che il contagio avviene prevalentemente airborne, quindi per via aerosol, ma la maggior parte di tutti gli interventi puntano ancora su quelle che sono, diciamo, la disinfezione delle superfici. Quindi tanto denaro sprecato sulla parte, diciamo, che oggi è responsabile di una minima quantità di contagi e pochi investimenti invece su quello che rappresenta una delle criticità fondamentali, quindi la diffusione per aerosol del virus. Tanto che Lancet, proprio 1 maggio del 2021, ha elencato ben 10 ragioni su cui oggi non c'è assolutamente da disquisire sul fatto che la trasmissione del virus avvenga per via aerosol. L'altro dato importante da cui siamo partiti è questa simulazione matematica che hanno fatto i ricercatori del CDC, da cui si evince un dato estremamente interessante. Quest'anno si dice ci sono i vaccini, come sappiamo è stata una delle principali armi su cui ha puntato il governo, sia per la riapertura del paese sia per quello che riguarda la riapertura delle scuole. Ma la cosa molto interessante che emerge da questa simulazione è che in qualunque situazione noi ci troviamo rispetto alla copertura immunitaria, sia bassa, sia intermedia, sia elevata, e in Italia questo lo potremo assimilare noi partendo da sinistra a destra alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo grado, la medium immunity, e alle scuole di secondarie di secondo grado, la high immunity, l'utilizzo delle mascherine e gli screening offrono sempre una protezione integrativa e mai alternativa. Quindi questo significa che noi dobbiamo puntare su un approccio multisistema per prevenire in maniera adeguata la diffusione del contagio. E vedete che anche nelle situazioni ottimali, guardate questo 13%, quindi di fatto anche dove c'è un elevato tasso di vaccinazione, un utilizzo sistematico delle mascherine e uno screening sistematico, comunque un 13% voglio dire, di studenti rischia comunque di infettarsi. Quindi il rischio zero non esiste e questo è un dato importante da cui abbiamo elaborato un po' la nostra valutazione. Quindi di fatto se noi oggi parliamo di sicurezza Covid nelle scuole non possiamo prescindere da questo approccio multifattoriale che sicuramente deve tenere conto delle vaccinazioni, dell'uso delle mascherine, degli screening periodici, del distanziamento, dell'areazione e ventilazione e della gestione dei trasporti che però non fanno parte del nostro report perché di fatto è qualcosa che avviene al di fuori dell'ambiente scolastico e richiede tutta una serie di valutazioni che esulano un po' da un lato alle nostre competenze e dall'altro che richiederebbero molto più tempo per andare avanti. Sul discorso vaccinazione oggi a che punto siamo? Teniamo conto che complessivamente la circolazione del virus nelle scuole è condizionata dalla vaccinazione, innanzitutto degli studenti, ovviamente fascia 12-19, del personale scolastico, ma anche della popolazione generale, perché più elevata la copertura vaccinale nella popolazione, più è evidente che il virus circola meno e ovviamente contagia meno anche le fasce d'età scolastiche. Noi oggi sulla fascia 12-19 vedete che siamo a buon punto, abbiamo praticamente vaccinato con ciclo completo poco più del 50% dei ragazzi della fascia 12-19, un altro 15% in attesa della seconda dose, ma c'è ancora un terzo degli studenti che non ha ricevuto nessuna dose. E la cosa interessante, non mi soffermo sulla differenza tra prima e seconda dose, è che ci sono delle differenze regionali importanti, cioè la provincia autonoma di Bolzano il 52,4% della fascia 12-19 non ha ricevuto nessuna dose, sino al 24% della Sardegna. E questa è una fascia d'età dove si identificano, oltre a quella 50-59, 50 degli over 50, grandi differenze nelle performance vaccinali delle regioni. Il dato interessante è che dopo, guardate la linea marrone, diciamo, dopo un'ascesa sostanzialmente costante nelle ultime settimane, negli ultimi 7-10 giorni si comincia a vedere una certa flessione della curva. Quindi è realistico immaginare che non vedremo nelle prossime settimane un incremento, una velocità nell'incremento di copertura in questa fascia come è avvenuto precedentemente, perché probabilmente adesso sono rimasti chi? Sono rimasti gli studenti indecisi e o figli di genitori indecisi che, come sappiamo,
sappiamo, con la loro esitazione vaccinale influenzano non proprio la vaccinazione individuale, ma anche quella dei propri figli, soprattutto se minorenni. Sul personale scolastico siamo ormai in dirittura d'arrivo, vedete che il 90% del personale ha completato il ciclo, solo il 6% non ha ricevuto nessuna dose, seppur si tratti quasi di 91.000 persone, e anche qua ci sono delle differenze regionali importanti. Vedete che Bolzano ancora una volta è in testa, questi sono ovviamente le persone del personale scolastico che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, ci sono invece regioni che al di là delle ultime verifiche sottolineate dal commissario con un asterisco hanno praticamente completato la vaccinazione di tutto il personale scolastico. A livello di popolazione non c'è molto da aggiungere, i dati di copertura sono più o meno omogenei con qualche differenza in tutte le regioni, siamo ormai a un 70% di copertura con doppia dose e un 5,4%. Ecco, ricordo che sempre che noi ci riferiamo alla popolazione totale, che ovviamente nella percentuale esclude quella fascia 0-12 per la quale non sono disponibili vaccini, mentre spesso quando voi sentite i numeri del commissario Figliuolo le percentuali sono più alte perché lui parla di platea che automaticamente esclude tutta la fascia 0-12. Mascherine, che cosa emerge sostanzialmente da quello che è la simulazione del CDC? Che anche se vaccinati, e qua entro nel merito di quelle che sono le ipotesi di abbandonare l'uso delle mascherine nelle classi con tutti i soggetti vaccinati, per low, mid e high immunity, vedete che l'uso della mascherina riduce del 50, del 35 e del 24% la probabilità dell'infezione. E con variante delta queste percentuali salgono anche nel low immunity al 41%. Quindi l'ipotesi di abbandono delle mascherine nelle classi dove tutti sono i soggetti vaccinati non poggia su nessuna evidenza scientifica. Il distanziamento, lo sapete bene, è previsto dal protocollo d'intesa di fatto come un obbligo flessibile, perché rimanda a quello che è il qualora logisticamente possibile, e come ci ha spiegato Adriana, in quelle classi dove c'è un numero di studenti superiore ai numeri ottimali, questo distanziamento sostanzialmente non è possibile attuarlo, e ovviamente viene lasciato a quello che è un po' il buonsenso dei ragazzi, ma anche a queste problematiche logistiche che affliggono in maniera differente i diversi istituti scolastici e le diverse classi. Per quello che riguarda gli screening, sappiamo che facciamo riferimento al piano di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, ecco che tengo a sottolineare che non ha avviato una campagna di screening sistematico, ma solo una campagna di testing nelle scuole del Sentinella, non a caso primarie e secondarie di primo grado, perché di fatto sono quelle nelle quali non può essere utilizzata la mascherina, almeno nelle prime, quindi e soprattutto le mascherine, soprattutto dove non c'è nessuna copertura vaccinale, quindi di fatto rappresenta una sorta di supporto per cercare di coprire quella che è la mancata copertura da parte dei vaccini. Si tratta, come vedete, di circa 110 alunni al mese a cadenza quindicinale, si utilizzerà il test molecolare su campione salivare. Ci sarà una prima fase di avviamento che dovrà essere gestita con personale ASO della difesa e quindi l'autoraccolta, che però le regioni possono decidere di iniziare subito in maniera autonoma. Il dato importante, ecco, che ci invita a riflettere è che proprio il documento che cita l'Istituto Superiore di Sanità, che è quello del Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, dice una cosa molto importante. I test salivari, i test molecolari su campione salivare è sicuramente il futuro, perché è estremamente facile la raccolta, ma poco invasivo e assolutamente fattibile. Però guardate che la sensibilità, cioè la capacità di identificare i veri positivi, va dal 53 al 73%, e servono altri studi anche per standardizzare il metodo di raccolta dato. Quindi stiamo introducendo comunque un metodo che ancora non ha solidissime evidenze scientifiche alle spalle nell'identificazione dei soggetti positivi. È interessante, ecco, questo lo avevo inserito come prospettive future, che cominciano a comparire studi che fanno vedere come in questo caso il tampone rapido giornaliero ha la stessa efficacia della quarantena a 10 giorni nel ridurre la trasmissione virale. Non è un aspetto che è stato preso in considerazione, però cominciano a emergere evidenze anche in questa direzione, se vogliamo ridurre i giorni di quarantena. Però attenzione, che questo è un tampone giornaliero rapido in alternativa alla quarantena. Sua reazione a ventilazione, abbiamo fatto riferimento a quello che è il documento ufficiale, voglio dire, del Ministero dell'Istruzione con il Ministero dell'Economia e Finanze, da cui è emerso un dato, secondo me, un po'
contraddittorio, perché quando è stato, diciamo, pubblicato il documento, si diceva che le risorse, tra i famosi 350 milioni del fondo, potevano essere utilizzati per strumenti per la reazione, per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti. Però poi di fatto questa destinazione d'uso non è specificata nel decreto legge 73 del 2001 e fa riferimento a interventi di piccola manutenzione. Verosimilmente, come mi ha spiegato il presidente Giannelli, perché di fatto queste risorse dovrebbero essere assegnate ai comuni e non alle scuole, perché sono i comuni a essere responsabili dell'impiantistica delle scuole, ma su questo poi sarà probabilmente lui a spiegarcelo meglio. Quindi di fatto noi oggi quest'altro, diciamo, pietra miliare nella prevenzione, la reazione e ventilazione, la affidiamo al protocollo finestre aperte, la cui efficacia sostanzialmente dipende dalla sensibilizzazione del personale scolastico, dalla ventilazione continuativa, perché la ricerca oggi ci dice che è importante che l'aria si ricambi continuamente quando i ragazzi stanno all'interno dell'aula e non solo, diciamo, tra un'ora e l'altra piuttosto che nella ricreazione, e ovviamente alle condizioni meteorologiche, nonché alla collocazione, diciamo, geografica della scuola, perché in pieno inverno ci rendiamo conto che questo non è fattibilissimo. Mi avvio alla conclusione della mia presentazione e riprendo un attimo, diciamo, quello che è lo schema che vi ho fatto vedere all'inizio, farvi vedere un po' quella che è una sorta di tabella riassuntiva che avevamo provato a fare, su cui ovviamente eventuali suggerimenti per modifiche potrebbe essere utile, perché quello che è venuto fuori un po' da questa ipotetica applicazione di tutte quelle che sono le strategie per ridurre il contagio, innanzitutto ci dice una cosa: la scuola non è tutto uguale, dal nido all'infanzia, alle primarie, alle secondarie di primo grado, alle secondarie di secondo grado, da un punto di vista normativo possono essere applicati in misura variabile i vari strumenti, cioè noi oggi non abbiamo nessuna situazione ottimale, ecco, l'unica potrebbero essere tutte le scuole secondarie di secondo grado, dove però il problema del distanziamento e lo screening sistematico rappresentano, diciamo, due talloni d'Achille importanti, diciamo, nel prevenire la diffusione del contagio. Per cui, concludendo, se oggi le evidenze scientifiche dimostrano che per minimizzare il rischio della circolazione virale nelle scuole è necessario attuare tutti gli interventi di prevenzione, noi oggi in Italia ci troviamo in una situazione di questo tipo. Negli under 12 i vaccini non ce li abbiamo autorizzati. Negli over 12 la copertura è in progress, e avete visto ci sono nette differenze regionali. Le mascherine le possiamo usare soltanto sopra i 6 anni e dalla scuola primaria in poi. Non abbiamo impostato una strategia di screening sistematico, il distanziamento è subordinato agli aspetti logistici e di fatto, al di là di quelli che sono singoli interventi fatti in alcune regioni, in alcune città, in alcune scuole, interventi strutturali di aerazione e ventilazione, oltre che sui trasporti su cui ribadisco non ci siamo occupati, non ne sono stati attuati. Per cui di fatto quello che avevamo rilevato noi nella parte iniziale dell'estate, che puntare esclusivamente sui vaccini era una strategia molto rischiosa, senza screening sistematico e senza interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione dei trasporti, nei fatti, ecco, quello che era un po' l'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso, come dimostra quello che già un po' il numero di classi studenti in quarantena già all'inizio dell'anno scolastico. Io vi ringrazio ancora per questa opportunità e vi auguro buona continuazione. Grazie Presidente, grazie per averci messo di fronte a delle evidenze che in parte già conoscevamo, ma da un'esperienza diretta, non tanto da una raccolta così dettagliata e chiaramente fatta in maniera scientifica dalla Fondazione Gimbe, come solita fare, che ci permette veramente di avere un quadro significativo di quello che sta accadendo nelle nostre scuole. Mi preoccupa da maestro prima di tutto vedere appunto quella curva, insomma, che diminuisce e tra l'altro io vi riporto, al di là dei dati, a una dimensione reale, che è quella della scuola di ogni giorno, che è fatta in realtà di un distanziamento piuttosto relativo e piuttosto creativo e fantasioso
voglio essere molto pratico e sincero. I banchi sono distanziati, i bambini stanno distanziati e poi suona la campanella dell'intervallo e i bambini si riuniscono nella maggior parte dei casi. Così come suona la campanella del 4, insomma, per chi ha il tempo pieno, e un 30 secondi dopo vedi i bambini che giocano assieme al parchetto, chiaramente, del paese. Questa è la realtà dei fatti, quindi dobbiamo capire e decidere. È la coperta corta. Alla coperta, appunto, e a che gioco giochiamo, insomma, no? Perché a scuola chiaramente imponiamo delle regole e poi appena suona la campanella quelle regole svaniscono e i dati nel frattempo ci dicono quello che Gimbe ci propone. Torno alla questione classi pollaio per un attimo per poi entrare nel merito del dibattito con i nostri relatori, con i nostri, i quali darò invece un tempo per non sforare. Finora abbiamo dato dei tempi larghi perché avevamo delle presentazioni, poi nella discussione daremo un tempo massimo di 7 minuti per uno, che quale sarò abbastanza rigoroso, e invece abbiamo adesso diamo la parola, ecco, anche se attraverso un video, a una dirigente scolastica, Angela Rispo dell'Istituto Superiore Levi, stavolta invece che la Sicilia, siamo in Campania e siamo a Marano, Napoli. Eccoci qua, c'è la regia. Buongiorno a tutti, sono Angela Rispo, la dirigente scolastica dell'Istituto Carlo Levi di Marano. Vi ringrazio per avermi invitato e quindi avermi offerto la possibilità di dire la mia su questa situazione che effettivamente un po' angoscia tutte quante le istituzioni scolastiche di secondo grado dell'area metropolitana a nord di Napoli. Dunque, parliamo un attimo del Carlo Levi. Il Carlo Levi è ubicato in una zona che storicamente ha visto sempre solo questo istituto come polo umanistico, nasce diversi decenni fa come istituto magistrale, si trasforma poi in polo umanistico perché alle scienze umane si aggiungono l'indirizzo linguistico e l'indirizzo classico. Chiaramente diventa quindi di maggiore attrattività per il territorio. A questo aggiungiamo che è veramente una bella struttura, è una struttura moderna, dotata di spazi ampi, areggiati, luminosi, corridoi molto ampi, atri molto ampi, tant'è che noi abbiamo avuto la possibilità quest'anno di differenziare gli ingressi e le uscite per i nostri studenti e dare quindi la possibilità di un'organizzazione un po' più efficace in ordine appunto all'affollamento delle classi. Chiaro però che, come vi dicevo, questo punto di forza, cioè il fatto che sia il polo umanistico di questo territorio a nord di Napoli, che sia una scuola inclusiva, che abbia una bella tradizione di corpo docente molto preparato e presente per gli studenti, chiaramente costituisce sicuramente un punto di forza, ma nel tempo ha fatto sì che il numero degli studenti che si iscrivono diventa sempre più elevato, fino ad arrivare a quello attuale, che ci ha portato alla situazione per la quale io ho un bel numero di classi, il cui numero di studenti supera i 25. Come abbiamo cercato di ovviare? Chiaramente abbiamo tenuto conto non tanto, e non solo delle esigenze Covid, ma abbiamo cercato di tener conto del numero di alunni che potessero essere ospitati all'interno della classe ai sensi del DM precedente il Covid, cioè quello che assegna 1,96 m² per studente. Non sempre siamo riusciti a rispettare questo numero, in qualche classe siamo un po' più bassi, ma siamo comunque, come dicevo, sereni perché le aule sono molto spaziose, quindi nel 90% dei casi ci hanno dato la possibilità di rispettare questi numeri, di rispettare questo dato. Tra l'altro siamo molto attenti anche per la vigilanza, quindi nei corridoi, nelle classi, in ingresso e in uscita c'è tutto il personale formato e utilizzato affinché i ragazzi
possano rispettare, diciamo, il divieto dell'assembramento, piuttosto che l'utilizzo dei servizi della scuola è sempre molto, diciamo, gestito e organizzato in maniera da evitare assembramenti. Il problema però rimane, il problema rimane perché storicamente questa scuola ha grandi numeri. Io sono qui solo dall'anno scolastico 2020-2021, quindi dall'anno scorso, ma non è il problema del Carlo Levi, è il problema delle scuole, come giustamente ribadisce anche il nostro ministro, delle aree metropolitane, quindi anche il nostro, ed è un problema che noi stiamo cercando di affrontare al meglio, ma che in cui anche noi chiediamo una soluzione volta a superare il problema strutturalmente. Quindi abbiamo bisogno di strutture e risorse che siano più ampie rispetto a quelle di cui oggi siamo dotati. Non è un problema a breve soluzione, come tutti possiamo immaginare. Io sto sperando nel piano, diciamo, nel recovery plan, che ci dia la possibilità di entrare in una sperimentazione e quindi capire come da qui a qualche anno riuscire a risolvere il problema delle classi affollate. Se non fosse questo, attendo e sono con voi per avere magari anche indicazioni differenti rispetto a queste, ma non credo che il problema sia di immediata soluzione. Dobbiamo entrare in un piano a più ampio raggio, a più ampia gettata, che ci possa dare questa possibilità. Ma sicuramente la vostra associazione mi dà una mano, perché ci dà voce per dire che anche noi siamo con voi a cercare di risolvere questo problema che riguarda gli istituti superiori, ripeto, in particolare quelli delle aree metropolitane, nel nostro caso a nord di Napoli. Quindi grazie per questa opportunità, a presto di sentirci e davvero ancora grazie. Grazie alla preside di Marano, dell'Istituto Levi. Sono col microfono acceso, ecco, temevo di averlo spento, invece ecco, vedo che è acceso. E noi adesso entriamo proprio nel vivo del dibattito. Abbiamo con noi già, come vi dicevo dall'inizio, Claudio Di Berardino, assessore della Regione Lazio, Alessandro Fusacchia, che lo vedo collegato dalla Camera dei Deputati, Antonello Giannelli e Titti Postiglione. Io inizierei proprio con l'assessore Di Berardino, che tra l'altro coordina, è il coordinatore della commissione anche della conferenza delle regioni che riguarda proprio il tema della scuola. Ecco, assessore, due questioni che le poniamo sul tavolo. La prima è questa. Anagrafe, cittadinanza attiva ci ha detto in maniera chiara, i dati dell'anagrafe nazionale sono fermi al 2019. E invece mi risulta che forse le regioni siano un passo più avanti con dei dati di anagrafe regionale che invece sono pronti. Ecco, non è possibile, e perché non è ancora stato possibile avere un quadro nazionale che permetta a tutti di accedere a dei dati che possono essere estremamente utili? E l'altra domanda che le faccio subito è riguardo proprio, lo citava la preside poco fa, i fondi del PNRR. Intanto io credo che dovremmo far capire un po' il paese come verranno utilizzati questi fondi, ma stando sul tema della scuola, ancora cittadinanza attiva dice non abbiamo chiaro come saranno destinati questi fondi alla scuola. Abbiamo visto il ministro in questi giorni presentare le sue linee programmatiche, lì c'è stato qualche accenno, ma a mio parere da giornalista piuttosto insufficiente per capire esattamente come saranno destinati i fondi del PNRR. Lei che ha il privilegio, ma anche l'impegno, di essere assessore in Lazio e anche coordinatore delle regioni rispetto a questi due temi, che ci può dire? 7 minuti, io al sesto farò suonare una campanella per venirle incontro. Assolutamente sì, anzitutto ringrazio lei per queste, diciamo, considerazioni e per questa regia che ho ascoltato finora con tutti gli altri interlocutori, che ovviamente saluto, e consentitemi anche di
in questi 7 minuti di ringraziare Cittadinanza Attiva per aver messo in campo un'ulteriore occasione di confronto e di ricerca. Questa ricerca, molto, questo monitoraggio, questa indagine molto importante, molto ben fatta per quello che abbiamo letto e che abbiamo ascoltato, e credo che questo rapporto, lo dico per una proposta finale che farò, questo rapporto indubbiamente è un punto di riferimento, io dico deve essere un punto di riferimento. Vi chiedo scusa, la telecamera spenta perché sono in viaggio. Questo monitoraggio deve essere un punto di riferimento per tutte le istituzioni ad ogni livello, per le proprie competenze che ognuno ha. La seconda sottolineatura riguarda questo tema che fa un po' da filo conduttore in tutta la discussione, che è questo della sicurezza. E credo che anche su questo, sul tema della sicurezza, bisogna affermare, e non ce l'abbiamo ancora affermata se guardiamo quello che capita intorno, dai luoghi di lavoro alle scuole che voi avete ben descritto, ossia di mettere al centro la cultura della sicurezza in tutti i suoi aspetti, ovviamente sia per quanto riguarda il pubblico e per quanto riguarda il privato. L'ultima sottolineatura e poi la proposta e la risposta alle sue domande. Io credo che quando parliamo di sicurezza parliamo anche di campagna vaccinale. Il dottor Cartabellotta ha fatto con queste schede una descrizione molto, molto corretta, oggettiva, reale della situazione, e c'è un dato di come la campagna vaccinale messa in campo sul fronte nazionale, ma anche da parte delle diverse regioni, abbiamo visto nello schema le percentuali diverse, ma fondamentalmente il messaggio che viene fuori è che dove c'è la vaccinazione ci sono meno condizioni, ecco, di Covid, meno gravità del Covid. Quindi è chiaro che la risposta, soprattutto nel mondo della scuola, come i dati dimostrano, è stata molto importante, a partire dai dirigenti fino ai professori, l'altro personale scolastico, ovviamente ai ragazzi che potevano vaccinarsi, e quindi una risposta differenziata regione per regione, ma noi nel Lazio siamo a circa il 98% del corpo del personale scolastico, siamo oltre il 70% dei ragazzi, quindi dei dati molto importanti. La risposta alle sue domande. Io credo che questo rapporto, che come avete ben detto è il 19° che viene fatto, ma questo cade in una fase particolare. Credo che possiamo dire questo è il momento, o è questo il momento su cui tutte le classi dirigenti, ognuno per le sue responsabilità, non c'ha un biglietto di ritorno, secondo me è un biglietto di sola andata, poi la si può nascondere come si vuole, però o si interviene adesso sul tema della scuola, e quindi effettivamente abbiamo la condizione di dimostrare, ognuno per le sue responsabilità, la possibilità di dimostrare che non si parla e non si deve parlare della scuola solo di emergenza, bisogna parlare della scuola ora per il suo sviluppo, per il suo rilancio, per, almeno per due ragioni. Una, perché siamo chiamati a ridefinire il modello di sviluppo del nostro paese, o più complessivamente della stessa Europa, delle stesse regioni, e quindi è in questa fase che bisogna intervenire rimettendo al centro la scuola. E la seconda ragione è che ora ci sono anche le risorse, non c'è solo, non ci può essere solo l'idea progettuale, ci sono anche le risorse, e sono risorse che oltre al PNRR, che sono certamente fondamentali, ma ci sono anche l'accoppiata con i fondi europei, perché se ci pensiamo bene c'è una coincidenza: i prossimi 5 anni PNRR, il prossimo piano di programma dei fondi europei del nuovo settennato
Quindi abbiamo la somma, non l'esclusione, la somma di questi due fondi. Ecco perché le questioni che Cittadinanza Attiva, e lei nel moderare questo diciamo, incontro, le ha rimesse in evidenza a seconda della circostanza, le tematiche a cui veniva fatto riferimento anche da parte dei dirigenti, quindi dalle classi numerose, quindi dal tema dell'anagrafe nazionale, quindi dal tema della prevenzione, dal tema diciamo anche della partecipazione, o dal tema giusto che è stato richiamato, quello di togliere dentro una programmazione i seggi nelle scuole in occasione del voto. Ecco, questi, ma altri importanti temi che sono stati segnalati, io su questo vorrei, ecco, proprio in virtù anche della mia funzione, io reputo, e lo dico non di circostanza, perché ne darò conseguenza, ne darò ovviamente riscontro, ritengo che queste tematiche siano tematiche che sono state ben centrate, ben dette, ben argomentate. Su questo io ci farò, nella prima occasione utile della 10ª commissione che presiedo, ci farò una relazione per fare in modo di chiedere anche agli altri colleghi delle regioni su questi punti di procurarci, ecco, ovviamente con il copyright di Cittadinanza Attiva, perché è Cittadinanza Attiva che ha messo in evidenza questo tema, ma per fare in modo che le regioni possano, diciamo così, prendere in considerazione queste tematiche e proseguire questa discussione in ambito nazionale. Perché se il momento è ora, come io credo, e tutti quanti a più riprese con argomenti diversi lo hanno segnalato, allora bisogna ora fare le riforme, e i temi di cui abbiamo parlato anche dalla numerosità delle classi, o dalla infrastrutturazione o dalla strutturazione delle classi, è un tema di riforma. Quindi ci vogliono le risorse, ci sono, e ci vuole ora che anche alcune norme possano essere messe in ridefinite, e d'altronde ridare il segno, e chiudo, e ridare il senso alla parola riforma, che nel corso di questi anni noi ogni volta che ne abbiamo sentito parlare ci siamo sempre un po' spaventati, perché toglievano qualcosa, ma avere in testa una riforma che dà qualcosa, che migliora la condizione che abbiamo. Ecco, su questo, e ne darò riscontro a Cittadinanza Attiva, questa discussione la proseguirò con gli altri colleghi delle regioni, e mi auguro che possano convenire nel fare su questi e su altri punti, diciamo, un documento che possa impegnare il confronto anche con il Ministero. Grazie Assessore, grazie mille. 8 minuti e 11 secondi, abbiamo sforato di 1 minuto e 11. Io farò la gara di chi è più bravo a mantenere i 7 minuti. Credo che però non si sentisse la mia campanella, quindi può essere che insomma non si sentiva. Si sentiva? Sì, Alessandro, grazie. Non si sentiva, ok. Allora, io chiedo scusa a lei e a tutti gli ospiti. Devo lasciarvi per una iniziativa che avevo alle 11.30, vi ringrazio. Grazie a lei Assessore, la prossima la terremo monitorata rispetto agli impegni presi. Passo la parola all'onorevole Alessandro Fusacchia, che vengo collegato con Montecitorio, da Montecitorio. Ecco, domanda secca, Fusacchia. Allora, tutti hanno parlato in questo periodo di classi pollaio, l'ha fatto tutto scuola, l'ha fatto qualsiasi tipo di rivista, l'abbiamo fatto tutti i giorni noi giornalisti, anch'io lo faccio tutti i giorni. Ci dice però Cittadinanza Attiva, la soluzione è solo una, la modifica del 81, la modifica del decreto 81. C'è la volontà da parte del Parlamento? Secondo lei ci sono le contingenze per andare in questa direzione? Possiamo sperare, perché chiaramente è inutile altrimenti costruire aule, no, nuove, se poi dobbiamo riempire le aule ancora con 27 alunni per classe, perché questo è il dato per quanto riguarda le scuole superiori.
Allora, spero mi sentiate. Sì, sentiamo. Perfetto, grazie. Scusate, io ho un po' di... Non posso manco definire il rumore di fondo, visto che sono lavori parlamentari, ma insomma non posso fare diversamente, stiamo votando. Però ho sentito tutto quello che, insomma, quasi tutto quello che è stato detto prima, sia degli interventi, insomma, più strutturati, cittadinanza attiva, che ringrazio per questo lavoro che porta avanti negli anni, sia del collega, dell'assessore Di Berardino, con cui ci sentiamo spesso, visto, insomma, anche il suo ruolo di coordinatore adesso in ANCI sulla parte di educazione, di istruzione. Allora, andiamo subito a bomba, come si dice. Io vorrei farvi alcuni flash molto, molto perentori e molto assertivi, perché io adesso faccio il parlamentare, ma poi per un po' di anni ho fatto il capo di gabinetto al MIUR, al Ministero, quindi purtroppo conosco un sacco di dinamiche. Allora, sulle classi pollaio, tra l'altro vi segnalo che manco a farla apposta, perché ovviamente sarebbe stato impossibile programmarlo, però oggi alle 3 in aula io faccio un question time al Ministro Bianchi sulle classi pollaio, quindi mi sembra, come dire, una giornata buona per... e chiederò a lui qualche lume per il governo, perché qui ci sono anzitutto due questioni molto diverse. E cioè, quando parliamo di classi pollaia, parliamo di due dimensioni che vanno intersecate insieme, come avete fatto emergere molto bene, che sono complesse, però una è la parte infrastrutturale, cioè, e quindi le aule, gli spazi, eccetera. Dall'altro, altrettanto, e secondo me più complicato, c'è la dimensione del corpo docente. Cioè, perché non si riesce a ridurre questo benedetto numero di rapporto tra studenti e alunni, tra studenti e alunni e docenti? Perché banalmente costa un sacco di soldi. Le stime, che non sono mai state fatte con troppo dettaglio, ma comunque stiamo nell'ordine di qualche miliardo di euro all'anno per poter ridurre in maniera significativa e quindi passare al 25 che dice cittadinanza attiva o anche un pochino sotto. Questo lo dico perché, prima considerazione, non c'è nessuna possibilità che questa misura venga adottata dal Parlamento, perché non ci avremo mai uno spazio di manovra finanziaria per poter spostare in una legge di bilancio 5 miliardi, 4 miliardi, 3 miliardi. Quindi quello che noi possiamo fare è spingere come Parlamento e tutta la maggioranza sul governo, ma questa è un'azione che deve prendersi e intestarsi il governo. Senza il governo che decida di metterle fra le priorità, e con tutto il rispetto per il ministro di turno, deve essere una cosa che decide di fare il Presidente del Consiglio, perché è troppo significativa da vari punti di vista, questa cosa non la facciamo. Questo è il primo punto che ci dobbiamo dire. Secondo punto. Io vorrei anche, lo chiedo anche a Alex Torlazzoli, cioè anche la parte più comunicativa, più giornalistica e mediatica, dobbiamo secondo me fare uno sforzo non per concentrarci solo sulla espressione classi pollaio, perché il messaggio che passa poi nel paese è che ci sono un po' di classi, e qui abbiamo i numeri sopra 25, sopra 27, eccetera, che hanno delle situazioni ingestibili, perché quando uno comincia a avere quei numeri lì diventa ingestibile. Però passa un po' l'idea che ci sono delle classi con 30 ragazzini che ovviamente rappresentano un problema, ma tutti gli altri più o meno se la passano discretamente. Il problema è endemico, è strutturale. Cioè, ribaltiamolo il concetto, non ci sono le classi fatte bene in Italia. Sono pochissime le classi fatte bene. E lo dico perché, oltre ad affrontare il disagio di classi che con 30 bambini non si gestiscono più, noi abbiamo imparato sotto Covid e in generale rispetto a come sta cambiando il mondo oggi, che l'attenzione che ogni docente deve dare ai suoi studenti è molto più articolata di quella di 20 o 30 anni fa. Perché oggi sono esposti a molte più cose fuori dalla scuola, lasciamo perdere il digitale e tutto. Quindi la ratio tra, come dire, docente e numero di alunni deve essere drasticamente ridotta, perché è cambiato il mestiere dell'insegnante, è cambiato il mondo. Quindi, allora, qui, quando discutiamo di 25, io sarei anche più provocatorio, già 25 è molto complicato farlo, ma abbassiamolo radicalmente, perché rischia di essere già una ratio vecchia per quando magari fra qualche anno riusciamo a farla. Perché oggi, immaginate l'insegnante che deve gestire sia la primaria o le superiori, come dire, 20 ragazzi con molte più complessità, esposizione al mondo fuori. Quindi la complessità, quindi c'è una dimensione pedagogica molto più complessa rispetto ai ragionamenti sulle classi pollaio che facciamo da 10 anni, perché questi 10 anni si è accelerato questo trend. Seconda cosa che volevo dire sulle infrastrutture. Qui vi ho detto, c'è anche un'altra questione. Qual è una resistenza pratica che secondo me di cui dobbiamo essere consapevoli? Che siccome ci sono queste classi che poi in molti casi devono essere sdoppiate, magari all'ultimo, no? Quindi siamo a settembre, questo è il momento in cui gli insegnanti chiedono ai presidi, che chiedono agli uffici scolastici provinciali, poi regionali, che arriva al ministero dicendo mi servono insegnanti in più. E esiste questa cosa fantomatica che è l'organico di fatto e il fatto del fatto. Cioè noi abbiamo l'organico di diritto che dice tu hai questo spazio di insegnamento per assumere docenti. Poi però mancano
i docenti, quindi io ti permetto di assumere a tempo indeterminato per 10 mesi dei docenti, però poi tu c'è delle esigenze pratiche e quindi parte una trattativa fra gli uffici scolastici regionali sulle istanze delle scuole e il Ministero, no? E si fa, posso dirla brutalmente, Alex, tanto al chilo, cioè cerchi di venirne a capo come vuoi se sei il dirigente del Ministero, che dice vabbè, a me mi sono arrivate richieste totale dall'Italia, da tutto il paese, per 2.767 docenti in più, che non sono parte di nessuna pratica e procedura nel rapporto soprattutto con il MEF, ovviamente, e quindi ogni anno continua questa pratica ottocentesca, francamente, cioè cartacea, ottocentesca, per cui autorizzi quello che puoi, fai un po' quello che puoi, il MEF, lo dico pubblicamente da parlamentare della Repubblica, ma pure il MEF fa quello che puoi, certe volte cerca di non vedere perché altrimenti dovrebbe bloccare tutto, quindi tutti concorrono a capire l'esigenza, la necessità, ma è totalmente disfunzionale questo meccanismo. Perché poi il MEF deve accantonare extra delle risorse ogni anno, perché ovviamente non può fare diversamente. Apro e chiudo una parentesi sul sostegno, c'è cioè tutto un meccanismo, poi che non stiamo parlando di classi bollaglie, tutto un meccanismo anche lì fuori controllo, perché ovviamente sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale le scuole si sentono più libere, gli uffici scolastici regionali si sentono più liberi di poter prendere dei docenti che sono necessari. Però capite che la complessità della macchina pubblica istituzionale tra Parlamento e Governo e all'interno del Governo, tra Dicastero della pubblica istruzione e Dicastero del MEF, è molto articolata. Seconda cosa che volevo dire per rispondere ad alcune, un paio di ultime questioni veloci che ho sentito sollevare da Cittadinanza Attiva. Allora, la prima, sugli asili nido in questo caso. Anagrafe dell'edilizia scolastica. Questa è una vergogna. Cioè, questa è una vergogna. E non è che possiamo lasciare questa roba, vuol dire, al buon senso e alla buona volontà del singolo assessore, del singolo ministro, del singolo dirigente del ministero della regione o di chi che sia. Cioè il fatto che l'anagrafe non venga aggiornata regolarmente, io me lo ricordo perché facevo il capo di gabinetto quando fui creata, vuol dire, e fu fatto il primo trasferimento d'Italia, con mille complessità, perché è evidente che veniva fuori non solo che non c'era l'agibilità, ma veniva fuori che c'erano scuole con l'amianto. E voi capite, me lo ricordo le discussioni anche con Cittadinanza Attiva, è evidente che lì si apre il vaso di Pandora che va gestito in un qualche modo rispetto al passato. Però il fatto che non vengano aggiornati regolarmente i dati e che non ci siano gli asili nido è una cosa che va piata di petto, anche perché francamente questa costa pure questa. In un minuto finisco. Che va presa di petto. Seconda cosa, la legge sulla sicurezza a scuola. Save the Children e Cittadinanza Attiva, l'avevamo fatta, era pronta, perché si è bloccata? Molto semplicemente perché ha cambiato il presidente della commissione che se l'era intestata, cioè poi le cose sono molto semplici. Allora, qui bisogna riprenderla, provare a calendarizzarla, teniamo tutti presenti, lo dico a Cittadinanza Attiva e Alex Orlazzoli, che noi siamo in una fase in cui a malapena riusciamo a convertire, come stiamo facendo stamattina, i decreti di legge, cioè lo spazio per portare avanti iniziative parlamentari anche all'unanimità, io lo sto facendo con la doppia laurea, l'abolizione del divieto di iscrizione contemporanea a due lauree, approvata all'unanimità in commissione, quindi siamo anche molto più avanti rispetto all'idea sulla legge di cui stiamo parlando, non si riesce a calendarli in aula perché abbiamo tempo solo per convertire i decreti di legge a malapena. Quindi pure questo è un altro problema grosso che però su cui bisogna spingere. Infine, ultime due cenni che faccio, attenzione al PNRR, attenzione, che ne parliamo tutti come se fosse la bonanza, c'è una serie di insidie e di criticità e di problemi e di iatture che non sono venute fuori. La prima, ci sono le risorse, ma ce l'abbiamo la macchina amministrativa capace di attuare e fare quella progettazione che serve per arrivare a fare queste cose? Secondo, se prendiamo gli asili nido, a me va benissimo i 4,6 miliardi che cubano 230.000 posti, ma quelli sono investimenti infrastrutturali, tant'è che sono a termine per il periodo del PNRR. E i docenti per aprirli, questi asili, dove stanno? Con quali soldi li pigliamo? Dove è stata fatta questa previsione? Ultimo punto che volevo citare, a me piacerebbe fare un ragionamento in prospettiva, su una proposta molto più forte, che comincia a dire, Alex, che l'obbligo scolastico, in Italia si parla solo di portare a 18 anni, no? Ma facciamo un ragionamento sull'ingresso. È tardi per mettere l'obbligo scolastico a 6 anni. L'obbligo scolastico va portato a 3 anni. Poi non sarà scolastico come obbligo, perché non è che gli insegni italiano a 3 anni. Però questa è una battaglia che si porta dietro a cascata tutto. Perché? Perché il Covid ci ha dimostrato, se ne avessimo bisogno, che le disuguaglianze esplodono già a quell'età. E quindi noi abbiamo bisogno di consentire a tutti i bambini e le bambine di avere già 3 anni un'esposizione ai loro coetanei, perché questo aiuta da un punto di vista pedagogico e riduce le disuguaglianze. Scusate se non ce l'ho fatta a battere di Berardino sui tempi, però ci tenevo molto a dirvi queste cose. Sì, finora non hai battuto di Berardino perché sei arrivato a 9.35, ma ti avremmo ascoltato
molto ancora, io personalmente sicuramente con interesse. Ho condiviso da maestro ogni parola, soprattutto l'ultimo passaggio che hai fatto. Da maestro non posso che sposarlo, e sicuramente va portata avanti nel paese una battaglia comune, sia in Parlamento sia dal punto di vista dell'opinione pubblica e anche dal punto di vista nostro di giornalisti e nel mio caso anche da maestro. E ti ringraziamo, mi permetto il tu perché ci conosciamo dai tempi in cui eri al Ministero, ti ringrazio e ti ringraziamo anche per la chiarezza rispetto al fatto della modifica, insomma, del DPR 81 e di aver posto l'attenzione anche pedagogica sulla questione delle classi pollaio, perché noi citiamo il 27 per quanto riguarda le superiori, ma io che lavoro nella primaria, dove c'è un minimo di 15 o un massimo di 26 bambini di prima elementare in un'aula sono pedagogicamente sostenibili? Si può fare scuola scuola seriamente con 26 bambini in un'aula? E quindi Alessandro ha posto bene il problema, che non è solo una questione di andare al mercato delle vacche, perché l'ha descritta molto bene, perché si tratta del preside che chiama il dirigente dell'UST, il dirigente dell'UST che chiama il dirigente dell'USR, l'USR che chiama il ministero, e c'è tutta la trattativa su, come diceva benissimo Alessandro Fusacchia. Grazie davvero, ci hai prospettato la situazione in maniera molto chiara. Io adesso cambierei, e ti permettiamo quindi di andare anche in aula se chiaramente ti permettiamo, è chiaro che ci saresti andato, insomma, salutandoti, e darei la parola a Titti Postiglione, anche qui in maniera molto, Titti Postiglione, vice capo dipartimento della protezione civile, anche qui in maniera molto decisa e franca, questione delle prove di evacuazione. A me sembra folle il fatto che da 2 anni appunto non si facciano prove di evacuazione. Davvero non mi dilungo, cioè, perché ho già fatto la battuta prima, ma come è possibile, chiedo a lei, ribaltare la situazione immediatamente? Cioè, noi dobbiamo, io non lo so come, deve essere una circolare della protezione civile, una pressione sul ministero, una nota immediata del ministero ai presidi, non lo so, non sono un legislatore, faccio un altro mestiere, però credo che sia veramente grave, come ha sottolineato Cittadinanza Attiva, che siano nella maggior parte, non ho un dato, insomma, non ho un dato, ma posso perlomeno riportarne almeno 5 testimonianze oltre la mia di persone che conosco che non stanno facendo da 2 anni queste prove. Prego, vice capo di dipartimento. C'è il microfono spento. Esatto, ecco, ora ci siamo. Adesso parte il tempo, e rispondo subito alla domanda e poi provo a fare un ragionamento anche più ampio, anche in considerazione di quello che ho ascoltato, che come sempre quando si partecipa agli incontri, agli eventi di Cittadinanza Attiva è particolarmente interessante. Prove di evacuazione. Allora, in realtà su questo il sistema di protezione civile non ha, come dire, ahimè, una responsabilità diretta, cioè non possiamo noi fare una circolare invitando le scuole a fare le prove di evacuazione, che sono collegate poi ai piani di evacuazione, in quanto questo appartiene invece ad una sfera tipicamente di gestione scolastica, come giusto che sia, cioè nell'ambito di quello che è, in termini peraltro ormai più generali, il documento di valutazione dei rischi e quindi tutte le attività a corredo su queste, pensiamo al tema dell'informazione sui rischi, che non è ormai più soltanto, questa è una novità importante introdotta dai decreti che si occupano di sicurezza, non è più soltanto l'antincendio come quando sono nate le prove di evacuazione, ma è un documento di valutazione dei rischi che complessivamente minacciano quel determinato edificio e quindi quella comunità scolastica. Quindi nell'ambito di quel documento è prevista un'attività importante di informazione a tutti quelli che sono i soggetti che in qualche modo contribuiscono in maniera partecipata a ridurre quel rischio assumendo comportamenti corretti, e in questo ambito si inseriscono appunto anche le prove di evacuazione.
Ha assolutamente ragione lei, è una vergogna che da due anni a questa parte il numero di istituti, di scuole che dedicano tempo, intelligenza a questo adempimento, che adempimento non è, perché non è evidentemente una crocetta da mettere su una checklist, l'ho fatto o non l'ho fatto, ma è un momento vero per implementare quella resilienza di cui tutti ci ormai riempiamo la bocca in ogni ambito e che ha proprio nella scuola il luogo privilegiato dove evidentemente anche per una questione culturale educativa deve trovare fondamento, perché evidentemente è anche un inizio per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, per avvicinarsi al tema più generale del rischio inteso come necessità di consapevolezza innanzitutto, quindi di presa, di conoscenza del fatto che io vivo su un territorio sismico, per esempio, quanto è sismico, che cosa significa una sismicità alta e una sismicità bassa. Abbiamo sentito raccontare dalla nostra Adriana Bizzarri che oltre 17.000 scuole sono in territorio ad alta sismicità e che l'età media di queste strutture è 53 anni, che vuol dire che sono strutture costruite prima che entrasse in vigore una normativa antisismica aggiornata come quella che c'è stata dopo, ahimè, il famoso e triste terremoto di San Giuliano di Puglia, dove morirono, ricordiamo tutti, tanti bambini con la maestra. E quindi evidentemente fare una prova di evacuazione non è semplicemente e soltanto, e sarebbe già abbastanza, trovare un meccanismo per effettivamente esercitare la possibilità di mettersi in salvo di bambini, insegnanti, personale docente e non, quanto proprio l'inizio di un percorso che serve a formare cittadini più consapevoli, cittadini più resilienti anche al di fuori della scuola, anche quando evidentemente diventeranno adulti. Quindi il tema è importantissimo. Quello che noi potremo fare, diciamo così, approfittando anche di questo momento straordinario, lo diceva l'assessore Di Berardino, di grandissima attenzione sulla scuola, sembra che non se ne possa più fare a meno della parola scuola in qualsiasi nostro discorso, che sia la Camera dei Deputati o il bar sotto casa. Allora dobbiamo approfittare evidentemente di questo momento di massima attenzione per provare a vincerla qualche battaglia, perché battaglie che associo davvero a cittadinanza attiva, visto lo sforzo straordinario fatto in questi anni su tanti fronti, sforzo che ha portato anche dei risultati importanti e quindi su cui io confido molto la partecipazione della società civile con le istituzioni alle battaglie, anzi il farsi portavoce è evidentemente essenziale in una società complicata come la nostra. Ecco, quindi approfittando di questa attenzione sicuramente anche noi, credo, sistema di protezione civile, qualche passo in più lo possiamo fare. Su questo la buona notizia è che c'è un aggancio, perché se è vero che io non posso andare a dire alla scuola fai il piano di evacuazione, però quello che posso fare è lavorare sui comuni affinché nei propri piani di protezione civile prevedano quel necessario raccordo con i piani di emergenza delle scuole, che non è solo li tiro fuori dall'aula i bambini o i ragazzi, ma connetto anche quell'attività con tutto il resto del percorso di protezione civile a fronte di un terremoto o di un'alluvione. Ne abbiamo parlato tante volte con i colleghi, gli amici di cittadinanza attiva. Che cosa succede al bambino tirato fuori dalla scuola dopo un terremoto di magnitudo importante, quando la sua esigenza e quella dei suoi genitori è di ricongiungersi? Che facciamo? Lasciamo che ognuno vada all'avventura a recuperare il proprio bambino per stare tranquillo e sentirsi in sicurezza come famiglia? Allora sono argomenti importanti che non sono banali da affrontare, ma che vanno evidentemente affrontati. Allora, partendo da questo, fatemi usare questo tempo che mi resta per qualche considerazione veloce. La prima, l'approccio. Fatemi dire che e dare un apprezzamento importante a come cittadinanza attiva continua ad affrontare nello specifico il tema della scuola, ma tanti altri temi. Un approccio scientifico. Si parte dai dati, si parte dalle informazioni, si parte dalle fonti, si parte dall'affidabilità per costruire sopra poi delle teorie e provare a proporre delle soluzioni.
anche aver portato a questo incontro di oggi il presidente Cartabellotta rafforza questa volontà di approcciare i problemi non in maniera filosofica, ideologica soltanto, ma in maniera scientifica, dove la scienza del dato, l'interpretazione del fenomeno è fondamentale per poi consentire al decisore politico di prendere delle decisioni e a tutti noi di assumerci delle responsabilità di conseguenza. Delle parole che Adriana ricordava del presidente Mattarella, bellissime tutte, a me sono rimaste particolarmente impresse le ultime, quelle assunzioni di responsabilità di cui parlava il presidente, che vuol dire proprio, e qui riprendo ancora quello che diceva il presidente Cartabellotta sulla necessità di un approccio multifattoriale alle cose, vuol dire che in problemi come quelli di cui stiamo parlando c'è veramente la necessità che ciascuno faccia la sua parte, quindi noi siamo felici. Minuti, Sì, arrivo. Noi siamo felici come Dipartimento della Protezione Civile di essere partner di Cittadinanza Attiva sul tema della scuola, ripeto, ma non solo, perché evidentemente anche noi abbiamo un pezzo importante di responsabilità in questo processo. L'altra cosa, e chiudo, che volevo dire è l'importanza di vedere oltre, vedere un po' più in là. E allora l'indagine quest'anno focalizzata sugli asili nido mi sembra ancora una volta un modo intelligente di cittadinanza attiva di non concentrarsi sul presente, ma provare a guardare oltre, dove spesso le istituzioni arrivano in ritardo. Ecco, credo che quello che c'è da fare, Fisacchia lo diceva a proposito dell'obbligo scolastico da abbassare ai 3 anni, anche qui provando ad avere una visione prospettica di futuro, è quello che effettivamente dovremmo fare tutti, cioè provare a guardare la scuola non solo come oggi, ma come sarà, e quindi di conseguenza di quello che dovremmo fare fra 10 anni. E fra 10 anni sarà ancora più complicato di così. Ci dobbiamo preparare a quella scuola lì, e quindi su questo lavorare veramente tutti insieme, anche a un brainstorming generale sul quale noi siamo sempre molto convintamente disponibili in un percorso comune. Grazie, grazie ancora a Cittadinanza Attiva. Grazie a Titti Postiglione, perché ha fatto questo intervento molto preciso e chiaro rispetto alla questione soprattutto dell'emergenza delle prove di evacuazione. Condivido appieno la questione che è un fattore culturale che va ben oltre il fatto di fare la prova di evacuazione in sé, e tra l'altro io ho sempre detto a Cittadinanza Attiva, e lo ripeto anche stavolta, ora non si fanno più, e prima si facevano spesso addirittura false, cioè non c'era maestro che non sapeva che ci sarebbe stata la prova di evacuazione quel giorno. C'è la bidella, chiaramente, che avverte ogni piano, c'è tutto questo sistema, no? E per cui venivano anche in parte, ma tuttavia meglio farle falsificate, diciamo, che non farle addirittura. Perlomeno si metteva in atto sicuramente una prassi, diciamo, che aiutava i bambini a capire. E soprattutto, ripeto, è importante farle diventare un approccio culturale, e quindi lavorare al di là della prova di evacuazione in sé. Bene, grazie, e passiamo per ultimo, ma non per ultimo in ordine di importanza, perché è la persona, credo, più chiamata da noi giornalisti da quando c'è la pandemia, ma non solo, l'uomo sicuramente che risponde a ogni ora noi giornalisti, Antonello Giannelli, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Con Antonello c'è davvero un rapporto che è diventato persino di amicizia, insomma. Io lo ringrazio per la sua disponibilità anche oggi. Lui sa che io non sono sempre, non tanto nei suoi confronti, con i quali abbiamo un ottimo rapporto, ma non sono sempre buono con i presidi, e non lo sarò nemmeno stavolta, nel senso che io credo, Antonello, che forse qualche responsabilità in questa partita ce l'abbiano anche i presidi. La prima, proprio rispetto a questa questione delle prove di evacuazione: è mai possibile che, insomma, i presidi si siano dimenticati in nome del fatto che sono presi dalle tutte le norme Covid, che chiaramente assillano, che chiaramente sono diventati un macigno, però si siano dimenticati delle prove di evacuazione dopo anni in cui ci siamo battuti rispetto a questa questione?
E poi invece per essere un po' più clemente nei confronti dei presidi, ti chiedo insomma come affronteremo a fronte anche di questi dati che ci ha dato Cartabellotta la questione dei vaccini, che sta diventando preponderante nel nostro paese come discussione per i ragazzini fino ai 12 anni, come la potremo affrontare dal tuo punto di vista, dal punto di vista del dirigente scolastico, e infine credo, e quindi non so come farei a stare in 7 minuti, ma ti prego di stare, perché io poi nella pratica per le 12:30 devo raggiungere la scuola per essere alla mensa scolastica, e quindi ecco devo per forza, la questione della DAD. La DAD è tornata, tu sei uscito con un comunicato stampa dove dici insomma dovremmo un po' abituarci alla DAD, spiegaci come dobbiamo abituarci a una DAD che il ministro non prevedeva ma che in realtà avevamo previsto tutti. Prego Antonello. Ma dunque, grazie per l'invito. Naturalmente avevo voglia di esprimere molte idee riguardo all'osservatorio, però le domande mi costringono a stare su un certo seminato. Io sono sempre rispettoso delle regole, quindi cercherò di rispettare anche queste. Allora, per quanto riguarda la questione delle prove di evacuazione, diciamo che i presidi, i colleghi hanno sempre avuto l'ossessione delle prove di evacuazione, quindi adesso se a causa della pandemia un certo numero forse le ha trascurate, devo dire che in questo momento mi sfugge il dato al quale stiamo facendo riferimento, però è evidente che se sull'anno scolastico scorso in particolare, dove molto spesso non si è fatto lezione per mesi e mesi, può essere accaduto che questo aspetto sia stato trascurato, mi sembra una dimenticanza minore, ecco, rispetto alla complessità del problema. Detto questo, le prove di evacuazione, è chiaro che si devono fare, ci mancherebbe altro. Dunque bisognerebbe andare a vedere poi caso per caso che cosa è accaduto. Mi permetto di fare un'osservazione di sistema, perché poi a me piace pensare di poter intervenire sulle regole generali che definiscono la dinamica del sistema, perché sennò i casi singoli ci fanno perdere d'occhio le questioni principali. Allora, il decreto legislativo 81, quello del 2008, non quello del 2009, cioè il testo unico sulla sicurezza, in realtà prevede, come dire, delle regole di comportamento, piuttosto prevede sostanzialmente una sola vera emergenza, che è l'incendio. Per tutto il resto dice valutate, eventualmente decidete da farsi, eccetera. Questo è un qualche cosa che secondo me si potrebbe migliorare, perché anziché prevedere soltanto l'incendio in conseguenza del quale naturalmente bisogna abbandonare l'edificio o mettere in atto delle regole, si potrebbero prevedere altri tipi di emergenza, una su tutti quella sismica. Il nostro paese in buona parte è affetto da sismicità elevata, quindi se in alcune zone si potesse, diciamo, integrare in qualche modo l'81 e prevedere effettivamente che lì si debbano svolgere delle esercitazioni corrispondenti alla emergenza sisma, sarebbe un fatto positivo, e se ne possono pensare altre, ma sempre in corrispondenza alle esigenze del territorio. Per quanto riguarda la seconda domanda, qual era? Perdonami, Alex. La seconda domanda, no, era relativa invece al ritorno alla DAD. No, quella era la terza. Alla terza, allora torno a quella prima, che invece era relativa a... Adesso sfugge anche a me, guarda un po'. Facciamo la DAD e poi ti riporto. Facciamo la DAD. Ma la DAD, sì, allora, che si dovesse... L'obbligo vaccinale, Antonello, l'obbligo vaccinale, la questione del vaccino, ecco. Sul vaccino, vabbè, allora io sono naturalmente per l'obbligo vaccinale, non da oggi, estenderei l'obbligo a moltissimi vaccini, tutti quelli che servono, perché non riesco proprio veramente a capire come si possa non affidarsi al vaccino che ha salvato l'umanità
da epidemie, anzi al limite potremmo accusare i vaccini del sovraffollamento del nostro pianeta, perché senza i vaccini saremmo ben lontani dall'essere tutti i miliardi che siamo oggi. Quindi veramente io trovo inconcepibili le polemiche contro i vaccini, quindi secondo me appena è possibile bisogna vaccinarsi tutti subito e basta. Non è soltanto una questione di tutela della salute individuale, l'abbiamo già detto, qua è una questione di tutela della salute collettiva. Allora, se uno vuole stare da solo a casa sua e non uscire mai, ovviamente può fare quello che vuole, però se ognuno di noi, come accade, ha diritto alle cure in caso di malattia e essendoci un vaccino non si vaccina, secondo me compie veramente un passo negativo nei confronti della collettività. Diciamo, la convivenza civile ha delle regole. Una delle regole è che bisogna fare in modo di pesare il meno possibile sugli altri. Ora, se si ha una patologia come quella oncologica, faccio per dire, e non ci sono cure in grado di prevenire, non sto affrontando la questione dal punto di vista medico, probabilmente se fai una certa dieta previeni dei tumori, se hai un certo stile di vita va bene, questo è chiaro, però non c'è un vaccino contro il tumore, non c'è il vaccino contro l'attacco cardiaco, tutti noi saremmo ben contenti che ci fossero e penso che correremo alla fascia di somministrare. Quindi il fatto che ci siano vaccini contro il Covid e ci sia chi non lo pratica, quindi poi si ammala e ammalandosi toglie un posto letto a chi, diciamo, non può farne a meno. Ricordo che durante la pandemia sono morte e continuano a morire tante persone di altre patologie per la semplice ragione che il servizio sanitario ha un numero di risorse limitate e quindi si dedica meno a quelle altre perché ha da fronteggiare l'emergenza Covid. Quindi sui vaccini questo. Spero, ho letto notizie incoraggianti in questo senso, che sia presto disponibile il vaccino per gli under 12, chiaramente sono per l'introduzione, diciamo, dell'obbligo quando lo sarà per tutti, ora non è che dobbiamo obbligare i più piccoli di 12 anni quando non lo facciamo per i più grandi di 12 anni, quindi io sono sicuramente per la vaccinazione generalizzata a tutti i casi in cui non ci sono controindicazioni sanitarie, questo va da sé. Sulla DAD, allora, che si debba tornare alla DAD in caso di quarantena mi pare lapalissiano. In realtà quando il ministro ha detto mai più DAD, io credo, diciamo, penso di poter interpretare il suo come un auspicio legato ad altre due questioni. Questione numero uno, è stato eliminato l'obbligo del distanziamento che costringeva molte scuole a stare in DAD, perché adesso oggi si è parlato anche di aule, avrei voluto parlare di dimensione delle aule, e molte delle nostre aule sono piccole, rispetto però al numero degli studenti, perché noi abbiamo un doppio tema, c'è il tema delle aule sovraffollate dove si intende 30 alunni, 29 alunni, però ci si dimentica che anche 20 alunni possono stare stretti se stanno in uno sgabuzzino. Sto esagerando, nessuno sta in uno sgabuzzino, però insomma ci siamo capiti. Quello che conta è il rapporto numero di alunni metri quadri, questo è. Su questo io, diciamo, poi ho una mia posizione. Io non trovo incoerenti il fatto che ci siano normative che dicono cose diverse, perché per esempio quella del 75 è una norma che è preposta alle regole di costruzione dei nuovi edifici, quindi non è una regola che serve a dire quanti alunni devono andare in una classe. L'unica norma su questo è il DPR 81, questa volta del 2009. Quindi dal punto di vista della legittimità non siamo in presenza di illegittimità su questo, siamo in presenza del fatto che non siamo d'accordo sul fatto che ci possano andare tanti alunni in una classe in assoluto, ma questo è un altro discorso ed è un discorso che non si può risolvere se non si costruiscono nuove scuole là dove servono. Il problema delle classi sovraffollate nasce dal fatto che l'edilizia scolastica non ha seguito i flussi migratori interni, diciamo, della nostra popolazione, che si è andata affollando nei centri urbani medio-grandi. Infatti, guarda caso, noi abbiamo sovraffollate le classi dei centri medio-grandi
tendenzialmente dei licei, perché se poi andiamo in altri tipi di scuole, in realtà non è così, anzi spesso abbiamo classi, abbiamo scuole assolutamente poco affollate con penuria di alunni, quindi non c'è stato questo, questa sette minuti Antonello, non c'è questa dinamica sulla edilizia. Quindi sul problema della DAD, dicevo, quindi uno è il problema del distanziamento, questo non c'è più perché si deroga al principio del distanziamento grazie alla vaccinazione diffusa. Due, il ministro ha fatto riferimento al fatto che le regioni oggi hanno meno possibilità che in passato di disporre delle sospensioni della didattica generalizzata, come hanno fatto l'anno scorso, diciamo anche a volte esagerando. Quindi sono queste le ragioni per cui lui ha detto mai più DAD, però è chiaro che il problema della DAD. No, il problema della quarantena non è eliminabile. Io stesso, parlando con tanti medici, nessun medico se la sente di dire di stare a casa meno di 7 giorni, anche se uno è vaccinato alto. Quindi mi sembra difficile che da questo punto di vista si possa fare meglio. Certo, si potrebbe pensare perché non 7 giorni per tutti, però 10 giorni per chi non è vaccinato, anche là a un medico, insomma, gli sembrerebbe veramente una forzatura. Quindi questi sono problemi che al momento non trovano, secondo me, soluzione, o meglio, l'unica soluzione è la vaccinazione veramente più estesa per tutti. Poi concordo in particolare con quello che diceva l'amico Cartabellotta, di cui apprezzo molto il taglio, perché io sono un fisico, quindi essendo fisico per me si deve ragionare soltanto a partire dai dati, cioè si parte dai dati poi per trarre conclusioni di tipo politico, naturalmente legislativo, eccetera, però non ha senso fare discussioni di tipo ideologico, filosofico sui massimi sistemi sui quali ognuno ha le sue idee, naturalmente. Invece quando si parte dai dati è più facile raggiungere concordanza sul da farsi. Grazie, non voglio sforare più di 2 minuti. Grazie ad Antonello Giannelli. Siamo arrivati alla conclusione di questa giornata, di questa mattinata, sforando solo mezz'ora rispetto a quello che ci eravamo previsti. Do il premio all'assessore Di Berardino per la questione minuti, ma giusto per questione di simpatia. Io sarò molto breve nelle conclusioni perché sono davvero richiamato dal dover andare a scuola. E quindi sono per forza breve. Uno, diceva Danilo Dolci, ciascuno cresce solo se è sognato. Io credo che anche la scuola cresce solo se è sognata. Cittadinanza Attiva è capace di sognare la scuola, ma come spesso dico ai miei alunni, dei sogni che teniamo nel cassetto non ce ne facciamo nulla. I sogni vanno tirati fuori dal cassetto e vanno realizzati. Cittadinanza Attiva ne ha realizzati alcuni in questi anni. Sicuramente il rapporto di quest'anno è un incitamento, è un incoraggiamento a continuare ad andare in questa direzione di realizzare i sogni. Quello che ci avete detto tutti, e ringrazio veramente di cuore chiaramente in primis i relatori, Antonello che è Giannelli, che è intervenuto poco fa, Titti Postiglione, Alessandro Fusacchia, che ci ha anche scritto nella chat, insomma, dicendo ci rivedremo molto presto, l'assessore Claudio Di Berardino e poi la presenza preziosa del presidente della Fondazione GIM, Benino Cartabellotta, e chiaramente Adriana Bizzari e Annalisa Mandorino, che sono le padrone di casa. Aggiungo però, non li vediamo in video, non si vedono mai, ma dietro Adriana Bizzari, dietro Annalisa Mandorino c'è una squadra, c'è Cittadinanza Attiva, c'è chiaramente persone che lavorano ogni giorno per arrivare a questo rapporto che noi presentiamo una volta all'anno, ma che dietro ci lavorano per mesi, e voglio quindi citare i loro nomi per estendere il ringraziamento anche a loro. Parlo di Marilu Pancetta e poi i colleghi di Cittadinanza Attiva della comunicazione e delle relazioni esterne, Aurora Venoso, Valentina Condò, Cristiano Tempesta, Elisa Blasucci, Luana Scialanca e Alessandro Cossu. Sono tutte persone che veramente ci mettono testa e cuore anche loro, come chi abbiamo visto. Bene, io credo che siamo giunti davvero alla conclusione di questa
mattinata, è stata una mattinata intensa, è stata una mattinata dove sono usciti veramente dei punti sui quali non fermarci. Non facciamo che il rapporto di cittadinanza attiva resti nei cassetti, ma facciamo in modo che ognuno di noi che ha potuto ascoltarlo, che ha potuto in qualche modo partecipare, faccia in modo di far camminare questi dati portandoli altrove, portandoli fuori da qui. Io da giornalista lo faccio e sono certo che lo faranno tutti quelli che sono qui in questo momento. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie mille. Adriana. Grazie Eli. Ciao. 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 Ciao.